Vecchi Trapani, bentornati sul canale di Grananas. Oggi siamo con un nuovo episodio di In Segreto. Incredibile, una serie che mi piace tanto. Pronti a leggere i segreti più malati. Sì, come sentire, adoro sentire la pipì del tramite il muro del mio vicino. Partiamo subito. 12-17 anni, incredibile. Aspetta, non abbiamo fatto random. Uomo di 23 anni. Mia cugina mi ha fatto, in una serata d'ubriaco, alcune foto imbarazzanti dove sono nudo e le usa per ricattarmi. Ora sono il suo schiavo. Quello che non sa è che la situazione mi eccita tantissimo e vorrei mi umiliasse più spesso. Quando mi ha fatto spogliare di fronte alle sue amiche è stata una delle serie più belle della mia vita. Vabbè, credibile. Cose strane. Vabbè, uomo 19 anni. La mia ragazza continua a propormi di provare del fare il sesso anale, ma io non so decidermi perché con le sue abituali puzzette mi sa di lercia. Schifo. Dio. A 17 anni molto bam. Ho solo due cugini e me li sono fatte tutti e due. Se ce n'era tre se ne faceva tre. Gang bang. Donna di 23 anni. La mia prima volta mi fece così male che chiesi al mio ragazzo di allora di smettere. Ma lui non lo fece allora. Per istinto gli ho tirato un pugno sul naso facendogli uscire sangue e lui per dolore mi diede una capocciata. Inutile dire che ci siamo. No, perché gli piace il sesso violento. La maggior... Boh. No, ma penso che la stronza, ma sei proprio una cogliona, ma batterà a culo. So, ma che cazzo fa? Uomo di 18 anni, mangio sofficini crudi a colazione. Ma che cazzo? Ma perché? Ma perché? Donna di 17 anni. Io sono del segno del capricorno e fino all'età di 15 anni pensavo che il capricorno fosse l'unicorno. E quindi mi vantavo di avere il segno più bello dell'oroscopo, ma alla fine venni a sapere che il capricorno era una cazzo di capra con le corna. Donna di 19 anni, ho due mascara. Uno lo uso per truccarmi, mentre l'altro lo uso per masturbarmi. Adoro prestarlo anche alle mie amiche, che più non sopporto quando ci trucchiamo insieme. Amiche quando si mettono il mascara. Sì, immagini. Ma puzza sto mascara. Frigna gialla. Mamma mia. Turbo frigna. Da piccolo mi piaceva sbattere violentemente le orecchie contro le braccia flaccide dei miei genitori. Mentre lo facevo cantavo una canzoncina un po' malata inventata da me. Li sentivo parlare mentre dicevano che volevano portarmi dallo psicologo esbisi. Che cazzo? Ma spero che ti ci hanno portato. Orecchie, spero che ti ci hanno portato alla fine, perché non è una cosa normale. Però vabbè. Ho sempre sognato di essere morsa da un vampiro, di sentire i suoi canini entrare nel mio collo e fargli bere il mio sangue raggiungendo l'orgasmo. Abbiamo una vampira. Uomo di 16 anni. Ho sorpreso un mio amico mentre si masturbava con un wister nel culo. Adesso in paese è conosciuto come Woody. Che pezzo di merda che sei. Ciao Woody. Mamma mia. C'è un amico in me. Un grande amico in me. Da piccola stavo facendo la chierichetta. Non sapevo che ci fosse il bagno in chiesa. E a fine messa inginocchiata davanti all'altare non ho più resistito. Si è pisciato addosso. All'altare. Immagina chi è andato a pulire poi. Ma guarda questi coglioni. Te guarda sono andato a pulire. Porca puttana. Stronzi. Uomo di 21 anni. Ho scoperto che mia sorella si masturbava guardando una foto della mia ragazza in bikini. Non è una bella cosa. Cioè è strana come cosa. Perché si tradisce però. Cioè comunque è tua sorella che gli piace dalla tua ragazza. È strana come cosa. Pensaci. Donna di 18 anni. All'età di 12-13 anni, stanca di sentire tutto quel casino mentre i miei genitori lo facevano, decisi di alzarmi e contro uno scocciolo dissi: scusate, io vorrei dormire se non vi dispiace, grazie. Se ripenso alle loro facce stupide e imbarazzate allo stesso tempo mi viene da morire da ridere. Che genitori molto. La bagina questa prima volta. Boom, avete rotto il cazzo. Basta. Piate meno del. Donna di 14 anni. Qualche mese fa ero in chiesa. Mi ero dimenticato di mettere il telefono in silenzioso. Non sapevo che i miei amici avevano cambiato la suoneria. Avevano messo Mosconi che bestemmiava. Fatto sta che il cellulare è squillato nel bel mezzo della comunione. Non immaginate che fa la mai la faccia del prete. Dio can. Mamma mia che spettacolo. Dio nostro che sei nei cieli. Per coprire la voce, cominciava tipo a ballare, non lo so. Alleluia, tipo gospel, capito? Oh my god. Io grazie a In Segreto ho scoperto la canzone più bella della storia musicale italiana. Cioè, Dio can canna dei Mosconi. Donna 19 anni. Avevo 7 anni più o meno quando ho scoperto la masturbazione. Distesa a pancia in giù, sono stata una precoce, insomma. Un giorno credevo di essere sola. Avevo persino chiuso la porta del salone di mia nonna. Ad un certo punto entra mia madre, mi guarda e mi dice: stai dormendo? Ti accendo la TV? È stato uno dei momenti più imbarazzanti della mia vita. Uomo di 48 anni. Lavoro in una fabbrica di preservativi e ho il compito di controllare l'esistenza e l'integrità. Il problema è che sono quasi miope da vicino e mi si sono rotti gli occhiali. Perciò oggi ho lavorato senza. Probabilmente sono a casa di 5-10 figli non previsti. Un genio, cazzo. Donna di 15 anni. D'estate, solo d'estate. Abbasso sempre la tapparella e chiudo la finestra per paura che gli alieni entrino in camera e mi rapiscano. Gli alieni con GL. Gli alieni. Perché ovviamente solo d'estate rapiscono gli alieni.
Se dovessero rapire. Un uomo di 19 anni. A causa, a casa di un mio amico sono andato a farmi una sega in bagno e sono venuto apposta sulle mutande sporche della madre una gran figa. Ma questo è matto. Pervertito, ma che cazzo, ma che problemi hai? Vabbè ragazzi, per i segreti di oggi è tutto. Ne abbiamo letti veramente di strani oggi, cioè forse è uno dei episodi con i segreti più strani del mondo. Tu sei anche molto strano. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciamo 10.000 like per un prossimo episodio a breve, sempre di In Segreto. Dai grazie, è tutto. Ciao. 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 Mamma mia. Ciao.